4.000 tonnellate di cemento impastato con gli scarti di lavorazione dell'amianto. Nuova grana nel cantiere del centro congressi, costretto all'ennesimo inaspettato stop. Crollate le speranze che i primi segnali fossero un falso allarme, tutto è stato bloccato a ridosso del Palazzo delle Nazioni. Nessun operaio ha messo più piede. Questo è un imprevisto importante, significativo, molto di più rispetto a quelli che abbiamo avuto del dipinto di Amleto Sartori e del portale dello Strazzabosco. Al lavoro su più fronti, presidente di Fiera Immobiliare, pronto a tornare a fianco dell'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci nelle elezioni di primavera. Al centro congressi due le strade percorribili: affidare i lavori all'azienda appaltatrice con una variante di perizia o aprire una gara per l'affidamento delle bonifiche con tempi che inevitabilmente potrebbero allungarsi. Ci vorranno circa dai 4 ai 6 mesi per allestire la gara. Valuterà il consiglio di amministrazione dopo le festività, quindi dopo l'Epifania. 1 milione di euro il costo previsto per la bonifica con tempi che slitteranno potenzialmente di 12 mesi.